oggi sono veramente di fretta. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto benissimo. Io sono tornato da Manchester, avete visto quei vlog lì che sono stati veramente epici. Contenuti di quel genere veramente difficile da riuscire a portare e infatti mi hanno dato un po' di noie, proprio perché ovviamente essendo dei contenuti realizzati all'interno dell'azienda ho dovuto per forza di cose chiedere la loro approvazione. Però ce l'ho fatta, sono contento che siano andati molto bene, soprattutto che vi siano piaciuti, perché la vostra risposta è stata davvero incredibile. Però stamattina ho tantissime cose da fare. Non si gira lo schermo. Vabbè, comunque sono le 9:22. Io alle 10 ho un appuntamento veramente molto importante in una sede in cui in realtà vi ho già portato. Ma prima di andare però devo ricordarmi dello spuntino, anche perché vi devo aggiornare sul reparto alimentazione. Eccoci, ci siamo. In logica ci dovrebbe essere un po' di rimuovo, però dovrei aver risolto perché qui sotto ho il microfono che sto utilizzando per le live, per cui si dovrebbe sentire un audio migliore. Per ovvie ragioni non ho potuto mostrarvi l'interno di quelli che sono gli studi di Mediaset in cui sono andato stamattina. Sapete il perché? Perché appunto ve ne ho parlato in tanti video scorsi. Ci saranno veramente moltissimi progetti futuri da realizzare, tantissimi contenuti che vedrete sul canale, molto belli e non solo, anche fuori dal canale. Spero davvero che vi piaceranno, però me spias, per adesso non posso spoilerarvi nulla. Voglio però prendere uno spazio all'interno di questo vlog giornaliero per parlarvi un po' della cognizione che sto avendo io appunto riguardo a quel che sta accadendo al mio corpo post intervento. Sapete che sono stato il weekend scorso da MyProtein, per cui sono stato abbastanza impegnato, però in quei giorni ho lanciato un video che avevo registrato circa 2-3 giorni fa sulla mia condizione dopo 4 mesi dall'addominoplastica. Quel video è andato veramente benissimo, un po' perché ovviamente l'interesse di voler sapere e vedere come sta procedendo il ritorno in palestra dopo appunto l'intervento è molto alto, e anche perché ovviamente c'è una bella copertina e un bel titolo, per cui so che YouTube ovviamente funziona così. Nonostante questo, moltissime sono state le vostre domande in merito a quali sono le mie sensazioni per appunto un vero e proprio ritorno in palestra, per cui ne parliamo qui. Sono molto contento di tutto quanto e mi rendo conto giorno dopo giorno che sto migliorando. Il mio fisico sta reagendo in una maniera veramente incredibile. Non mi sarei aspettato un ritorno così veloce a dei volumi muscolari che credevo perduti dopo 4 mesi, dopo in realtà 3 mesi di completo fermo dopo l'operazione. Tuttavia c'è da dire un vero e proprio segreto di cui non ho mai parlato, ma che è veramente molto importante ed è stato importante per appunto il mio ritorno ad un'alimentazione sana ed un movimento che mi consentisse di recuperare il prima possibile la mia forma, che è appunto la psiche. Durante questi mesi sono state tante le volte in cui mi sono sentito un po' disperso, mi sono sentito buttato via, nel senso che mi vedevo come una persona irrecuperabile, qualcuno che avrebbe appunto perso tutta la sua forma maturata durante gli anni di allenamento e durante sacrifici, sempre virgolettato perché ovviamente i sacrifici sono altri, alimentari e fisici appunto, per colpa di quel vero e proprio fermo. Sono stato molto fortunato e questo devo ammetterlo, perché ho avuto al mio fianco, oltre alla mia ragazza che mi ha sempre veramente supportato tantissimo in quello che era appunto la mia fase di recupero, e molti amici che mi sono venuti a trovare, che mi hanno dato grandissima forza, oltretutto anche la mia famiglia, non da non trascurare, che veramente mi ha dato quella carica che mi serviva. Ma non solo, non si tratta solo di fortuna, sono riuscito mentalmente a riabilitarmi da solo grazie a un vero e proprio meccanismo mentale che praticamente posso dire di esserne il creatore. Vedevo continuamente l'obiettivo andare via, di venire lontano, però quello che ho fatto io, quello che ho voluto realizzare affinché quell'obiettivo non divenisse sempre più lontano e quasi impossibile da raggiungere, è appunto di fare l'esatto opposto, ovvero di impegnarmi molto di più e di inserirmi molto più all'interno di quella che è la sfera YouTube. Sapete perché? Se seguite i miei video da un po' di tempo, ho iniziato a fare daily vlog durante quel periodo, e il realizzare continuamente dei contenuti video per cercare di intrattenere le persone che in qualche modo volevano spendere 10 minuti del loro tempo al giorno per vedere un mio contenuto, mi ha veramente dato la carica più grande di tutti affinché non mollassi. Ci sono state delle volte in cui mentalmente sono andato fuori di testa, in cui davvero non riuscivo più a mantenere l'alimentazione, come per esempio durante il periodo natalizio, che sapete ho preso come vera e propria pausa dai video proprio
proprio per ricaricare un po' le batterie. Quello però è stata anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che mi ha fatto davvero prendere cognizione del fatto che avrei potuto ricominciare gli allenamenti piano piano, ma soprattutto avrei potuto migliorare la mia alimentazione al punto da riprendere e rimettere il treno sui binari giusti verso il mio obiettivo. Qual è il mio obiettivo? Questo sarà ovviamente argomento di un altro video, però lo sapete, in generale quello che voglio io è stare bene con me stesso. Ho iniziato palestra proprio per questo, il mio passato di grande obesità mi ha dato veramente moltissimo da pensare, mi ha dato tantissima sfiducia in me stesso, appunto che veramente mi sentivo insicuro anche nelle conversazioni, motivo per cui ho deciso di mettermi in gioco, di migliorare la mia forma, di impegnarmi affinché potessi essere una persona migliore, e posso dire che ad oggi mi sento veramente soddisfatto. Questo però è un messaggio che in realtà non voleva diventare una vera e propria autocritica o un autoelogio, ma volevo rivolgere anche a voi, perché tantissimi sono i vostri messaggi in merito. Michael, purtroppo credo anche io di avere un problema come il tuo di pelle flaccida, oppure Michael, cavolo, mi sento fuori luogo durante gli orari di scuola o durante gli orari di lavoro per la mia forma fisica, perché sono in uno stato magari di leggero sovrappeso o di obesità, per cui cosa posso fare, cosa hai fatto tu, come puoi aiutarmi? Questa è una prospettiva che mi prefiggo di fare nel 2018, ovvero di cercare di avvicinarmi molto più a voi, cioè alle persone che veramente mi seguono, per cercare di portarle su una strada che a me ha dato solo ed esclusivamente soddisfazione nella vita. Il fatto di coinvolgervi sempre all'interno di questi video non è perché ne ho fatto un lavoro e quindi solo per monetizzare, voglio essere molto chiaro su questo. Mi dà a me una carica implicita il poter aiutare le persone, fare qualcosa per qualcuno da un'altra parte del mondo, in questo caso dell'Italia, probabilmente perché la lingua ci restringe molto, che avrei davvero anch'io voluto avere nel momento in cui ne avevo una massima necessità, come appunto durante l'adolescenza. Tantissimi ragazzi oltretutto non hanno una vera e propria cognizione del proprio corpo, cioè non hanno quella che interiormente si dice una visione trasparente. È un po' il complesso di Adone per il bodybuilder, ve l'ho detto molte volte, cioè il bodybuilder che si continua a vedere allo specchio sempre in modo diverso rispetto a quello che è in realtà. Accade per gli anoressici che si vedono sempre grassi, così come accade per le persone in stato di obesità che difficilmente riusciranno a vedersi in maniera serena allo specchio quando ancora accusano fortemente questo problema. Però il riuscire a valutare la propria persona davanti allo specchio in maniera genuina, trasparente, così come appare nella realtà, non è facile per nessuno. Non lo è stato per me e non lo sarà neanche per te che guardi questo video, per cui probabilmente la cosa più logica che una persona dovrebbe iniziare a fare è farsi un esame di coscienza vero, riuscire a guardarsi per quello che si è veramente e quindi prendere cognizione di un obiettivo selezionato che sia raggiungibile e che sia veritiero. Il fitness, che è l'attività che io porto avanti da una vita, perché posso definirlo bodybuilding, ma in realtà bodybuilding, se vogliamo estremizzare il concetto, è tutt'altro, è qualcosa che in primis deve farti sentire bene, deve migliorarti la giornata, deve riuscire a coinvolgerti maggiormente con le altre persone e in un certo modo anche divertirti. Spero davvero che il messaggio sia arrivato, comprendo che non sia facile né per me esplicarlo né per voi a volte comprenderlo perché tendo a dilungarmi, però credo che sia veramente molto importante il fatto che capiate che la psiche comanda l'uomo, il fisico è tutta una conseguenza. La risposta che tangibilmente potete apprezzare sul vostro corpo non è altro che un riflesso di quello che la psiche sceglie e decide di fare, e siete voi che dovete comandarla. Finito il momento psicologico, ok, direi che è ora di fare merenda. Vi prego, lasciate stare che devo ancora pulire i piatti, però dovevo registrare, non avevo il tempo. Veramente in tantissimi avete chiesto qual è la ricetta appunto del mio fluff proteico che vedete sempre su Instagram, se non lo avete visto siete delle brutte persone. Si tratta appunto di una crema proteica molto molto fluffy, ovvero molto diciamo spumosa, che è facilissimo da realizzare. Prima di tutto prendiamo un pacco di proteine, io ho appunto le mie Impact Whey al pistacchio di MyProtein che sono veramente fenomenali, ma voi potete usare qualsiasi tipologia di proteina purché non sia isolata, perché non montano. Io per esempio ho queste qua al cioccolato nocciola isolate che sono meravigliose, però purtroppo non riescono a montare, per cui non vi consiglio assolutamente di usarle. Come secondo ingrediente prendete la gomma di guar, questa qua ha la foto in realtà di una tipo foglia di marijuana, però vi assicuro che è gomma di guar, l'ho presa su Amazon perché era in offerta, erano 400 grammi a solo 10 euro, veramente ottima. Per chi non sapesse cos'è la gomma di guar, è semplicissimo, non è altro che un'alga fatta appunto in polvere che serve per addensare dei liquidi a freddo. Per addensare dei liquidi a caldo invece normalmente si usa l'agar agar, che è un'altra tipologia di alga che lavora principalmente quando bollita. Per
fare il frullato, in sostanza, vi consiglio il solito frullatore, che questo qua è uno, diciamo, dei tantissimi frullatori che trovate su Amazon, che serve principalmente per fare gli smoothie, cioè per fare, diciamo, i frullati. Per cui prendete la cassetta e riempitela d'acqua. Mettiamo circa 250-300 ml di acqua, mettiamo uno scoop di proteine all'interno, pesate circa 4 grammi di gomma di guar e inseritele all'interno. Eccoli qua. Azionate il frullatore e via! Una volta pronto dovreste avere questa cremosità. All'interno poi ci potete mettere quello che volete. Io per esempio sbriciolo dentro delle noci all'interno, circa 30 grammi, e due fette di wasa integrali. Ed ecco il risultato finale. Sembra impossibile, però nonostante abbia fatto 3 giorni all'interno della sede MyProtein, non sono tornato con la valigia piena di vestiti, di integratori, proteine, multivitaminici e quant'altro. Semplicemente mi hanno regalato una canotta e un paio di pantaloncini che devono uscire in futuro e che anzi mi hanno detto di non spoilerare. Io da furbone, siccome non li potevo utilizzare nel video, li ho voluti appunto regalare a uno di voi. Ho infatti già fatto e finito un contest su Instagram in cui uno di voi poteva vincere la canotta, e ne farò un altro questa settimana, appunto, in cui vedrete questo video, con i pantaloncini. Proprio perché tanto almeno per adesso non potrei utilizzarli in video, cioè privatamente potrei. Nonostante tutto, lo vedete qua, c'è un nuovo pacco, un unboxing di MyProtein. Questo non l'ho pagato, in realtà me lo hanno spedito, perché contengono, e lo sapete, prodotti nuovi che verranno lanciati sul mercato in anteprima praticamente tra pochissimi giorni. Per cui vediamo cosa c'è dentro. Coltellazzo sempre presente, che non credo andrà mai a fuoco perché questa riprende la faccia. Prima di tutto questa, che dovrebbe essere, leggo qui, la Form Sleeveless Hoodie, ovvero una canotta da palestra senza appunto maniche. Questa è una taglia L ed è di colore credo antracite. Molto carino anche il fatto che il logo lo hanno modificato, cioè hanno modificato appunto il materiale perché adesso è plastificato, e poi c'è una grandissima attenzione ai dettagli perché anche sui pin che ci sono alla fine dei cordini c'è il logo di MyProtein. Questi invece sono dei jogger, in particolar modo si chiamano Form Slim Fit Jogger, e appunto sono anche questi della linea nuova, molto carini, molto morbidi, anche questi appunto con questo materiale nuovo, con questo logo plastificato, molto carino, mi piace perché stringono il materiale, sembra sia elastico sia leggero. Abbiamo poi una felpa che si chiama Form Zip Up Hoodie, anche questa in colorazione grigio slash cachi, alla luce del sole sembra essere un grigio, però in ombra sembra tipo essere un, che ne so, un verde oliva un po' più profondo. Molto carina, taglia L anche questa, e anche qui una grandissima attenzione ai dettagli appunto con le scritte MyProtein praticamente dappertutto. E per ultimo abbiamo invece gli shorts, ovvero i pantaloncini, si chiamano Form Shorts, anche questi appunto dello stesso colore della canotta da palestra, per cui questo qua è un po' più grigio, questi qua, ecco, adesso così con il confronto, questi qua sono un po' più verdi. Non male, mi piace molto, infatti il materiale è 60 poliestere, 35 cotone e 5% elastene, veramente carini. Questi qua ovviamente li vedrete sul sito prossimamente, comunque ricordate che trovate sempre gli sconti aggiornati ogni volta sotto ogni video nel primo link che trovate in descrizione. Ovviamente io guadagno qualora decideste di fare un ordine passando dal mio link, per cui grazie mille. E oltretutto volete sapere una cosa curiosa? Stavo riguardando sul sito di MyProtein un paio di cose per vedere più che altro se ci fossero già arrivati questi prodotti che ho appena unboxato, e sono andato sugli ordini completati, cioè da me fatti con il mio profilo, e ho 7 pagine di ordini. Non sto scherzando, cioè vi faccio vedere. Questo è il mio primissimo ordine che ho fatto su MyProtein, infatti potete vedere che è in data 17 giugno 2015 alle 8.06, cioè ormai tantissimo tempo fa. Io ovviamente mica collaboravo con loro, ero un loro cliente, ed è anche la prima volta che ho mai preso integratori nella mia vita, cioè non ne avevo mai acquistati. Vediamo cosa c'è dentro. 2 shaker, uno piccolino, il mini, e uno normale. Non mi ricordo se il mini lo fanno ancora. Omega 3 in barattolo, 90 capsule. Una bustina, cioè un sample di MyProtein al cioccolato e nocciole. Già avevo messo gli occhi su quel che poi diventerà in assoluto il mio gusto preferito. Caffeine Pro 100 capsule, mi ricordo infatti che ai tempi studiavo e questo volevo prenderlo più che altro per aumentare la concentrazione. Elettroliti in polvere, quelli da bere intra workout, scartati completamente, non mi davano nessun beneficio, sono sincero. Gesso liquido, Liquid Chalk, mi ricordo che questo qua lo avevo utilizzato tantissimo durante il periodo in cui staccavo e facevo panca piana, non so dove sia finito. Vitamine quotidiane, io poi ho preferito spostarmi sull'Alpha Man, che costa un po' di più
più, ma è più completo. Estratto di tè verde in polvere, quello lì devo ricomprarlo, era ottimo, è in polvere, ha lo svantaggio che è veramente molto concentrato, per cui ne va messo veramente pochissimo all'interno appunto di una tazza. Carnitina, 90 compresse, con questa mi sono trovato più o meno bene, diciamo che adesso non la utilizzo più. Estratto di tè verde forte, questo sempre per la concentrazione, però non lo prendevo ovviamente insieme al tè verde in polvere. Poi avevo preso un misurino, infatti questa è l'ignoranza, perché non sapevo che all'interno delle buste appunto in plastica ci fosse già il misurino, per cui l'avevo comprato. 37 centesimi buttati. Creatina monoidrato, prima volta che prendevo creatina in assoluto, mi sono trovato bene, esattamente quella che c'è ancora in vendita. BCA 411, queste le uso ancora. Avevo preso anche la confezione da 180, perché pensando di doverne prendere dagli 8 ai 9 al giorno più o meno, avevo fatto questo conto qui. Il mio primo chilo di proteine in assoluto è stato al cioccolato bianco, e quello vi assicuro è stato un amore. A me sono sempre piaciute, però adesso, dopo aver provato veramente così tanti gusti, ormai non le sceglierei più. Glutammina 250 al limone e lime, mi ricordo che era bellissima e buonissima, perché quando lo inserivi all'interno dello shaker, lo shaker diventava praticamente giallo fosforescente. Ho smesso di prenderla. E poi avevo preso il plicometro da MyProtein, perché costava poco, 2,90 euro, anche quello, boh, l'ho usato forse mezza volta, poi non so dove sia finito. Questo è divertente perché è un po' il mio storyboard su MyProtein. Io, prima di divenire ovviamente un loro ambassador, ero un cliente, mi sono trovato bene con i prodotti, ho creduto nell'azienda, e poi ovviamente è nata una collaborazione, per cui credo che ognuno di voi potrebbe fare una cosa del genere con un prodotto di cui si fida veramente e in cui crede. Questo potrebbe essere un buon messaggio per voi. Ok, basta, devo andare a casa. Via.